Presidente del Comune di Civita. Mi sembrava importante essere qui oggi, in modo non annunciato, non previsto, come un normale e semplice cittadino, per condividere con voi la sofferenza di un provvedimento del genere, perché è chiaro che quanto un comune viene sciolto per mafia c'è la sofferenza da parte dei cittadini che dicono: ma noi cosa c'entriamo con la mafia? Infatti gli scicritani non c'entrano affatto nulla con la mafia, solo che si è creato un sistema di potere assurdo e questo sistema di potere va assolutamente bloccato e bisogna tentare di cambiare le cose. Scicli è una città bellissima che ha delle potenzialità enormi nei settori del turismo, dell'agricoltura, è il paese di Montalbano, è il paese di tanti monumenti, un clima bellissimo, spiagge molto belle vicine, merita ben altro e soprattutto ha una popolazione che è veramente sincera e molto mite, che è persino esterrefatta rispetto al fatto che allora il comune è sciolto per mafia, Scicli mafiosa, non è Scicli mafiosa e non sono mafiosi gli abitanti di Scicli. C'è stato qualcuno che ha invece abusato della fiducia che aveva avuto dai cittadini per stringere rapporti di potere con economici, con la delinquenza, e lo Stato non poteva fare diversamente. Si sono sollevate diverse polemiche riguardo alle sue dichiarazioni in merito al fatto quando ha detto che... Delle tentativi di infiltrazione per le elezioni, ma è così. Quando ha detto scritto... noi abbiamo presentato il nostro candidato, no, però se si legge... avuto più coraggio ai partiti... Sì, se cosa si legge... voleva dire con questo? Volevo dire quello che c'era scritto nel provvedimento del Ministero dell'Interno approvato al Consiglio dei Ministri, che c'era scritto che il pericolo di infiltrazioni mafiose si stavano ripetendo anche nelle imminenti elezioni. E io ho voluto rimarcare che mentre c'erano dei partiti che se ne sono fregati e di fatto hanno permesso che si continuasse come nel passato, favorendo lo scioglimento del comune per mafia, una forza come il Megafono aveva cercato di evitare questo rischio anche mettendo in campo candidature che con la mafia non c'entrano nulla. Se tutti quanti avessero fatto questo sforzo forse non si sarebbe arrivato allo scioglimento. Senta Presidente, ma l'infiltrazione mafiosa è solo nella politica o anche nell'amministrazione? No, anche nella burocrazia, c'è molto chiaro scritto nella delibera del Consiglio dei Ministri, non è solo la politica, c'è una parte che riguarda proprio le infiltrazioni, proprio la gestione da parte della burocrazia che fa gli affari con la mafia, e io spero che anche in quello si faccia chiarezza, perché non basta scriverlo nella decisione del Consiglio dei Ministri. Io mi auguro che la gente abbia giustizia, che si faccia chiarezza. È una fase brutta, voglio dire, chiunque vive la vicenda di un commissariamento non è che si fa con gioia, però spero che si possa approfittare per cambiare le cose. Quindi i tre commissari potranno essere in grado di estirpare questa pianta? Perché la seconda volta... Spero, sì, anche nel 90 è stato, questo è anche brutto, la seconda volta che avviene. Non meriterebbe, questa città meriterebbe un destino diverso, meriterebbe un futuro diverso, meriterebbe una classe politica, probabilmente una classe dirigente diversa, e forse meriterebbe il fatto che un dirigente che si debba sbarazzare, eccetera. Io spero che questo avvenga, io incontrerò i commissari per dire che la regione vuole aiutare Scicli a uscire da questo incubo e vuole aiutare Scicli a portare avanti anche una politica di sviluppo. L'ultimo, quando si insediano i commissari? Ma è questione di giorni, perché ormai credo che ci voglia la pubblicazione prima del provvedimento nella Gazzetta. Io ho un'ultima domanda dal punto di vista politico, adesso ci sono 18 mesi per organizzarsi, come si sta organizzando il Megafono a Scicli e quale prospettiva ci sono? Ma io spero che il Megafono si organizzi nel modo più giusto, cioè mettendo in campo nuove esperienze, giovani, donne, prende alla saggezza magari delle persone anziane, oneste, pulite, che ce ne sono tante, e possa parlare la lingua dei cittadini e non la lingua del sistema di potere, cioè che non sia la lingua degli affari. Guardate, è questo di cui hanno bisogno i cittadini, non è che hanno bisogno di altro. A volte facciamo discorsi difficilissimi dietro le strategie, c'è soltanto da governare con pulizia e onestà, è il tema che noi abbiamo
bisogno, perché non si fa sciogliere per mafia per la seconda volta un comune. Questa è un'offesa che quella classe politica ha dato ai cittadini di Scicli e alla città di Scicli, e questo non deve più avvenire. Grazie. Bene.